prima di iniziare, vi annuncio che questa domenica alle ore 10:30 ci sarà il nuovo Road to Victory. Quindi puntate le sveglie, non mancate e seguitemi sui social per avere qualche spoilerino. Adesso vi lascio al video. Buona visione. Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Sì, ho una voce diversa dal solito, effettivamente, sono un pochettino raffreddato, quindi perdonatemi se a volte sembro Platinette mentre fa jogging. Detto questo, purtroppo nello scorso episodio è successo l'insuccessibile. Siamo usciti dall'Europa League, quindi cosa faremo quest'oggi? Ci andremo a giocare innanzitutto nel chilling più totale. Ma cosa sto facendo? Ma sono completamente a altri campionati. Ma a calendario. Ci andiamo a giocare la finale di Coppa di Svezia nel chilling. Vediamo se sblocchiamo un'altra nazione. E poi si simula. Ragazzi, si simula fino all'inizio del calciomercato, dove dovremo cercare di fare una cessione importante. Quindi il calciomercato ce lo faremo, ma simuleremo tutte le partite. E poi a settembre ci dovrebbe essere la Champions League. Quindi animo, perché abbiamo una Champions League da vincere, non con questa formazione, perché è scarsa. Andiamo a fare la formazia per questa finale. Allora, io voglio giocare con Oroscopo oggi, strane. Direi poi, ma io oggi voglio utilizzarlo, Males. Quindi direi Males e Lane per questa finale. Con Sher e Okello? Dai. Mentre la difesa direi quella titolare. Con un cambio, Stojanovic in porta. Questa volta Stojanovic lo teniamo proprio titolare apposta. Non come contro l'Inter che me lo sono dimenticato. Andiamo in campo, sempre sul pezzo. E forza ovviamente Falkenbergs. Daland. Ma che palla è questa per Oroscopo? Una palla senza senso. Di prima intenzione per Lane. La palla è bella. Al centro arriva Males. E dopo 6 minuti il Falkenbergs è in vantaggio. Una bellissima azione, un po' buggatina, ma l'importante, signori, è buttarla nel sacco. La palla di Daland, innanzitutto, è senza senso, poi bravissimi a trovarsi quasi a memoria. Burns. Dai, ragazzi, proviamo a raddoppiarla prima della fine del primo tempo. Stranne, mettila bene, eh. Tu mettila. Porcaccia, la miseriaccia. E che cavolo, qualcuno ci vada! Males, Males! Bravo Stojanovic. Ecco, io dopo sta cagata Males lo toglierei. E guardate che ci butto. No, dai, chi zitto. Stavo per mettere Karklins, poi ho detto no, dai, chi zitto, chi zitto. Occhio Kabi, occhio Kabi che prende il tempo a Kusu. Può andare Kabi, può andare Kabilane, può andare Kabilane, può andare Kabilane, più veloce di tutti, Kabilane, Kabi Kabi, Kabilane, Lane Kabi, Kabi. 2-0! 2-0 Kabi. 2-0 Falkenbergs. Fa tutto lui. Ripartenza. Anche sulla pioggia, eh. Anche sulla pioggia lui si mette gli sci d'acqua. Puff. E volazza. E sguazza nella guazza. Bravo, Kabi. Che colpetto, ragazzi, che abbiamo fatto. Che colpetto. Strane. Dai! L'ultima già. Oh! Il King si mette la corona e segna con il suo numero 3 il 3 a 0, signori. È tutto vero. Chi zitto non molla un centimetro. Chi zitto anche alla quinta stagione si toglie una piccola soddisfazione. E segna in finale di Coppa di Svezia. C'è tempo per un'altra gioia? Eh sì. Mannaggia, chi zitto quanto corri. Questo fischio qui è inconcepibile. Siamo campioni. Siamo campioni. Abbiamo vinto di nuovo la Coppa di Svezia. Siamo campionissimi. Sono molto contento di questo. È sempre bello vincere un trofeo. Ma il fischio è ignobile. Il fischio è ignobile. Ma tu non puoi fischiare in una situazione del genere. E quindi un'altra nazionale sbloccata. Chiaramente ogni volta che si vince un trofeo, ragazzi,
È giusto sbloccare una nazione. Essendo la Coppa, si parla di una nazione minore, non so quanto ci possa aiutare. Non saprei sinceramente quali. Nel frattempo, alziamo la Coppa con facchi neri. Sì. Ennesimo trofeo, ennesimo trofeo. Ci manca un po' il sogno europeo, ma adesso in Svezia per il momento ci siamo noi. Comunque molto molto bene tutti. Davvero, ottima partita da parte di tutti quanti. E dicevo, non saprei quale nazione. Perché in realtà noi buona parte le abbiamo già sbloccate. Ci potrebbe stare, sì, va bene, il Belgio un po' troppo facile, mi verrebbe da dire, come la Germania, la Francia, l'Inghilterra. Ecco, forse un'Irlanda, Irlanda del Nord, una Scozia, che sono comunque abbastanza nord. Potremmo fare la Scozia, oppure facciamo l'Irlanda, dai, sblocchiamo l'Irlanda. Un bel irlandese. Dai. Blocchiamo l'Irlanda, va bene. Facciamo così. Va bene, lo decido io. Perfetto, maggio, giugno. E io direi, ragazzi, che possiamo andare a simulare fino qua. Qualunque cosa succeda. Perfetto. Ottimo. Stop un attimo, così se mi arrivano offerte o roba del genere ci penserò. Le vinciamo tutte. In simulazione le vinciamo tutte quante. Programma di crescita di Blomquist. Lo andiamo a sistemare. Perfetto. Prima di andare avanti, qualche cosina sull'Irlanda, però effettivamente adesso lo andrei a cercare. Allora, questo tecnicamente non era marcissimo l'anno scorso. Causa recissoria o Dubeco? Ademipo? Proprio tu? Poi anche Regba tecnicamente non è marcio. Solo 2 milioni? Bravo Troy Parrott. Va bene. Dopo 12 partite giocate le abbiamo vinte tutte quante. Siamo prime a 36 punti. E direi che anche quest'anno probabilmente il campionato è roba nostra. E siamo all'interno del calciomercato. Allora, è arrivato Souah. Komar ceduto in prestito. Resoconto su Regba. È un 70. Per loro mancano ancora un po' di giorni. E offerta per il prestito per Bjork. Accettiamo. Il Famalicão. Andiamo a vedere il nostro nuovo Souah. Lo proviamo. Poi nella prossima non so dove lo proveremo, ragazzi. Eccolo qua. Acquistato esclusivamente perché corre. Lo dico proprio chiaramente. È un acquisto fatto solo per questo motivo. Allora, Odubeko. 21 anni 72, Ademipo o Dubeko? Mentre Dinanga, ammazza Dinanga. Oh! Andrew Lyons non è male. Cooper è una pippa al sugo. Dubeko. Oh, sto Dubeko, ragazzi. Aspetta un attimo. Perché qua, visto che non è che possiamo fare chissà che cosa. E poi non ho cercato neanche un portiere irlandese, magari. Allora, Lyons, tu ci vuoi per. Squadra non è disposta a vendere questo giocatore. Possiamo però trattare direttamente con lui. Giochi nel Bohemian. Ma giochi nel Bohemian, Lions! Non. Dubeko. Porca trotta. Niente, oh, questo era intrigante, ragazzi. Andiamo a cercare qualche portierino. Oh, certo che è Bazunu, eh? Keller del Liverpool, ci vorrà venire? Fa la panchina, là. Questo gioca nel Bournemouth. Bah. Vabbè. Proseguiamo con la simulazione, ragazzi. Per il momento non arriva nulla. Ci simuliamo anche questa partita contro il Mjällby. Vinciamo 3-0. Ecco qualche notifica. Interesse per la Tupa. Offerta del trasferimento a Abramsen, l'Ajax. Rifiutiamo questa offerta per Abramsen. Anzi, blocchiamo qualsiasi offerta per Abramsen. Anche lui forse potrebbe essere uno dei papabili. No, Cowell è più forte. Silisufa è più forte. Lepe è più forte, quindi no. Però è assurdo, eh? Non arriva neanche un'offerta. Allora, Keller. Te ci vorresti venire da me, Keller? Ma io non so perché io oggi sto andando nella brosa. Allora, Keller.
La squadra è disposta a venderlo, quindi se io acquisto, niente. Anche Bazunu, niente. Questo non si vuole trasferire, ottimo. Ma c'ho i preliminari di... Oh, via, madonna, è vero. Ho vinto il campionato e c'ho i preliminari di Champions. Oh, i primi punti persi contro il Djurgårdens. Pareggiotto. Abbiamo dei resoconti. Mark Travers, 77. Figurati se ci vuol venire. Bazunu... Caso un venduto, programma di crescita LEP, che è pure cresciuto. Bazzuni invece è un 77, ma questa gente qua purtroppo non si vuole trasferire. Abbiamo le qualificazioni, ragazzi. E la Champions, come detto, ce la giochiamo. Offerta da parte del Club Brugge per Scher, rifiutata. Eppure bassa. E quindi contro... E contro l'Helsinki ci andiamo a giocare, ovviamente. Ma da adesso in poi, il nostro caro amico LEP... Purtroppo è fuori. Rosa. Andiamo in campo. Sempre sul pezzo. E forza Falkenbergs. Se l'andato dovesse andare bene, il ritorno possiamo anche simularlo. Adesso simuliamo tanto, ragazzi. Primo perché comunque anche il tempo sta passando e... Non dico che FIFA 22 è alle porte, ma quasi. Doversele giocare tutte... Sono abbastanza convinto che risulterebbe noioso anche per gli amanti della... Per i grandi amanti della carriera allenatore. Potrebbe diventarlo pure per me. Forse no, perché comunque mi sto divertendo in ogni caso a utilizzare questi calciatori. Abbiamo costruito davvero qualcosa di mai visto e molto molto particolare. Quindi vederli in campo per me è sempre un piacere. Però ecco, se acceleriamo le cose non succede mica nulla. Oh, mi fai giocare. Mannaggia, ancora che fischiano a caso sti direttori di gara. La sblocchiamo subito così? Tiriamo una bella saccagnata. Non era male. Diciamo che si sta trasformando da semplice carriera allenatore a tipo road to victory. Hansen. Strane. Eh sì, perché alla fine la Champions la giochiamo, è vero. Però il resto lo simuliamo tutto. Ma che mi vuoi fare? Ma che mi vuoi fare? Bella questa palla per Strane. Prova a metterla bene. Arriva Arstad! Che in qualche modo colpisce di testa e segna l'1-0 per i Falchi. Grande Arstad, che rivelazione! Anche di testa adesso. Su cross di Strane. Boom. Bravo. Non era facile. Che pasticcio di Souwa. Ci pensa Daland. Mamma mia. Strane, bellissima questa palla per Arstad, che può lanciare Hansen, che a sua volta lancia Silisufai, davanti al portiere! E 2-0 Falkenbergs, siamo straripanti. Bravi! Bravi! Bravissimi! Mamma che azione, raga. Mamma che azione. Un'azione veramente, veramente splendida. E la doppietta di Silisufai. No, 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 no. Bravo Stojanovic. Non vorrei fargliela riaprire. E niente. Gliel'ho dovuta far riaprire. Vabbè. Non ho capito se c'è stata una deviazione di facchi neri. Sì. C'è stata. Males. È entrato al posto di Hansen. Arstad, dai che rimettiamo le cose a posto. Bravo Sili. Bravissimo Silisufai. Bravissimo Silisufai. 4-1. Baby, tutti si aspettavano il destro. È uscito anche il portiere. Poi bravo perché spostandosela sul mancino gli si apre anche tutto il resto della porta abbastanza libera. Perfetto Silisufai con questa tripletta oggi. Finisce qui signori, 4-1. Dominio nella partita di andata. Il ritorno a questo punto lo simuleremo in tutta scioltezza. Bravi tutti, signori. Un altro pareggio contro l'Orebro. Che brutti sti pareggini. Offerta per Berntsen. Che vola. Il Bournemouth mi fa un'offerta per Strannegård. Ciao. E arriva lo Sporting Lisbona a farmi un'offerta per l'EP. Andiamo a trattare. Andiamo a trattare. E hanno qualcuno di interessante? Allora, in porta. Adan decisamente non è interessante.
L'humor Agbenienu, signore. 28 anni, 78. È ghanese. Lui a sinistra, Burns a destra. Non è male. Loro sono tutti portoghesi, direi. Secondo me ha senso semplicemente perché Agbenienu ha raggiunto il suo potenziale. Semplicemente ha senso perché tanto io Agbenienu non lo potrei acquistare. Lui da me non ci vuole venire. E i soldi, anche se guadagnassi 67 milioni da LEP, non li potrei rispendere. Quindi tanto vale buttarci dentro uno scambio. Guarda, io ti lo do, ti do. Se mi dai Agbenienu, ti do, mi posso prendere anche 40 milioni. Fine. Niente, ci ho provato, ragazzi. Ci ho sperato. Difensori centrali, Bender, Saint-Just, Quaresma, niente. Allora a questo punto mi date 60 milioni. Hanno accettato, signori. L'app è in partenza. Cowell mi chiede di giocare per questa partita. Lo faremo giocare. Proviamo a simularla così? Dai. Un po' rischiosa, però. 3-2 vinciamo alla fine. Chizito, chizito. Mamma mia, chizito! Mamma mia, chizito, signori. L'app venduto, signori. Ci entrano 51 milioni. Sono molto triste. Sono molto triste, sono molto triste. E mi dispiace che non posso reinvestire questi soldi, purtroppo. È dura, è dura. Adesso abbiamo Stojanovic. E basta. Non abbiamo un altro portiere. Ah! Vabbè, almeno gioca Stojanovic. Su questo siamo sicuri. Ah no, abbiamo il Lech Poznan. A macchia. Ok, vinciamo contro Like. Io mi giocherei anche il Lech Poznan. Così ci togliamo dalle balle i turni preliminari. Volevo solo ringraziare il contributo al raggiungimento degli obiettivi del club. Fama del brand prevista per la stagione. L'obiettivo era guadagnare almeno 35 milioni dalla vendita delle magliette. Ma chi guadagna 35 milioni dalla vendita delle magliette in Svezia? Io vorrei sapere. Solo noi nel mondo. Di chi sono le magliette che abbiamo venduto? Hansen, Cowell, Arnstad. Hansen, Cowell, Arnstad. Andiamo a giocare questa partita contro il Lech Poznan. Con questa formazione, signori. Andiamo in campo, sempre sul pezzo, e forza Falkenbergs. Bravo, 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 bravo. Dai che ripartiamo. Dai che ripartiamo noi. Me l'ho fatto un movimento? Qualcuno? Eccolo. Bravi! Bravissimi! Al decimo minuto è Strannegor che la sblocca. Fa tutto lui. Bellissimo lo scambio con Arnstad, se non sbaglio. È da 1-0 Falkenbergs. Non si muoveva nessuno. Ha dovuto far veramente tutto strano, guarda, signori. Ma come fa a essere tutto regolare? Pareggio del Lech Poznan con Dacruz. Tutto regolare, sempre tutto regolare, porca puttana, io voglio riguardare. Allora, questa è regolare perché c'è quel coglionaccio di Blomqvist che sta prendendo un caffè. Qua Facchinieri si fa un po' fottere e qua c'è invece Burns che fa il coglionaccio. Tutti che tengono in gioco tutti. Oh dai! Madre santa, che intervento ha fatto Facchinieri. Ma è ancora buono, tutto sempre tutto buono qua. Mamma mia che intervento ha fatto Facchinieri, signori. Ok, dai, primo tempo che si conclude qua. Però è un risultato che non ci mette al sicuro. Quindi andrei a fare qualche cambietto. Strano, guardo mia, un po' fuori fase. Come Gerdic. Quindi andiamo così. Bravo questa volta Blomqvist. Abramsen. Dai. Dai, Okello. Bellissimo! Il prolungamento di Lane per Cade Cowell, che non sbaglia! E al primo pallone giocato, nel secondo tempo.
Firma il 2-1. Ancora Kate Cowley che spinge sulla sinistra. Hansen al centro. Servito? Arriva Bramsen che ci prova al volo. Bel tentativo però. Dai ragazzi, che ha un 2-1 che non dico che ci sta un po' stretto, però ci sta un po' stretto. Ti prego, No, Stoia! Ah, te l'ho detto che ci stava un po' stretto sto pareggio. E sto 2-1. Quindi facciamogli fare il 2-2 così. Ci sta ancora più stretto e si gode. Partita che si conclude qua. 2-2 fuori casa. Il risultato comunque è dalla nostra parte. Quindi mi rifiuto, come disse il Netturbino, di andarmi a rigiocare un'altra partita contro il Lech Poznan. Andiamo a simulare. Contro l'Helsingborg, come andrà? Vinciamo 3-1. Si gode. Poi, offerta per il trasferimento Blomqvist, il Burnley. No, perché sennò, ragazzi, non ho più giocatori decenti. Programma crescita Silly su Fai, questo mi fa molto piacere. Olle. Di Oscar. E poi suggerimenti per la scelta non mi interessa. Cioè, ci manca solo che la società mi dica... Eh no, non lo vogliamo far fare il capitano Facchi Neri. Allora, vorrei rivedere Mikkelsen. Era Anas. Era Anas Mikkelsen. Dove sei andato a finire? Ma sapete che vi dico? Ma sapete cosa vi dico, ragazzi? Che io faccio la miglior formazione e la vado a simulare velocemente. Un pazzo! Un pazzo! Dai! Forza! E andiamo! Bravo, Cher! Vinciamo 1-0 e passiamo noi! Signori, io direi che ci possiamo salutare qui. Non c'è altro che io voglia fare. Vediamo poi se nel prossimo episodio ci esce qualche nomignolo per il calciomercato, ma non credo proprio. Purtroppo abbiamo salutato l'app in questo episodio, ma si va avanti. I calciatori vanno, il Falkenbergs resta. Noi ci vediamo al prossimo video, lasciate un mi piace, commento, consiglio, alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi!